Politiche per il Mediterraneo e per l'integrazione nord-sud, promozione dei sistemi metropolitani, pianificazione strategica, sviluppo sostenibile, transizione green, mobilità, cultura e ancora transizione digitale, lavoro di qualità, politiche per i giovani, rigenerazione, uguaglianza di genere e innovazione amministrativa. Sono questi gli ambiti di interesse comune su cui sviluppare, nel quadro delle politiche metropolitane, una piattaforma integrata di progettualità fra Bologna, città progressista, che rappresenta il ponte verso il nord Europa dei valori di innovazione e coesione sociale, e Napoli, capitale del meridione della promozione dello sviluppo economico e nei rapporti con i paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Stamattina a Palazzo San Giacomo la firma dei due sindaci su uno specifico protocollo d'intesa. È una sfida amministrativa importante e anche politica. Lo facciamo per i giovani che vivono nelle nostre comunità, i temi del lavoro, della formazione, l'utilizzo dei fondi europei. Lo facciamo perché sia a livello internazionale sia a livello locale pensiamo che il nostro paese vada unito, vadano rafforzati tutti i livelli di cooperazione. Pensiamo che Bologna e Napoli insieme possono rappresentare uno spaccato importante dell'Italia, del suo ruolo in Europa e nel Mediterraneo, attraverso festival, iniziative, progetti in ambito culturale. Porteremo avanti questa alleanza e racconteremo al resto del paese, anche allargando la nostra rete anche ad altre città. È un accordo molto importante per il Comune di Napoli, perché il Comune di Napoli ha tante già collaborazioni in atto col Comune di Bologna, sì, c'è una grande sintonia fra le due amministrazioni insieme al sindaco Lepore, i nostri assessori si sentono con continuità, che l'idea è di mettere in campo delle politiche comuni su alcuni temi molto importanti che vanno dalla cultura, delle periferie, del nuovo welfare, del rammendo urbano, che sono temi della politica della casa, tutti i temi che sono i temi delle grandi città italiane e che noi abbiamo intenzione di condividere, per condividere le buone pratiche, per fare applicazioni comuni, progetti comuni e mettere in campo quella rete delle città italiane che dal nostro punto di vista rappresenta la grande forza per costruire delle politiche attive proprio nell'interesse dei cittadini. E mettere insieme due città così importanti come Napoli e Bologna, che hanno piena sintonia sia politica che amministrativa, lo ritengo un'azione molto positiva che darà un frutto insomma, significativo ai cittadini delle due città. Già siamo uniti da un lavoro sui fondi europei, in particolare il programma PONMETRO, sono risorse molto rilevanti che arrivano e che sono utilizzabili già dal 2023 sui temi della coesione sociale, il rafforzamento dei servizi educativi dei nostri quartieri, il lavoro per la mobilità sostenibile. Noi come città di Bologna stiamo promuovendo la città 30, cioè l'idea che la velocità stradale si debba abbassare e dobbiamo raggiungere morti zero nelle strade delle città. L'utilizzo dei fondi europei è molto importante sia nel campo del PNRR che appunto dei fondi europei diretti alle città, perché sono l'occasione per promuovere iniziative che possono portare avanti lo sviluppo e il futuro. In particolare abbiamo inaugurato a Bologna questo supercomputer con un tecnopolo che ha come capacità di calcolo il quarto al mondo. Ebbene, non solo lavoriamo con la città di Barcellona ma anche con la città di Napoli, perché su questo abbiamo un progetto di ricerca scientifico assieme, le due università, i centri nazionali di ricerca che lavoreranno per promuovere l'utilizzo dei dati, delle tecnologie per creare opportunità per i giovani, far nascere start-up, insediarle nei distretti tecnologici e scientifici delle nostre aree che andremo a riqualificare anche con l'utilizzo di fondi europei. Sì, io credo che il tema è che noi dobbiamo evitare di personalizzare, cioè io penso che noi oggi abbiamo la necessità di un ruolo più forte dei sindaci, perché abbiamo bisogno di un ruolo più forte delle città, perché i sindaci sono a contatto con i cittadini, conoscono i problemi concreti, anche i tempi di risposta, perché i cittadini incalzano e vogliono delle risposte, le grandi difficoltà e le grandi opportunità. È una nuova politica del fronte progressista, non può che non partire da una grande agenda urbana che tiene conto dei problemi ma anche delle opportunità da offrire ai cittadini e alle persone che abitano nelle città. Quindi il ruolo dei sindaci lo ritengo determinante proprio per creare quel collante tra una politica che spesso viene percepita come una politica distante, una politica di palazzo, e invece è una politica delle cose da fare, della vicinanza, della prossimità ai cittadini, di cui credo tutti sentiamo grandissimo bisogno.